Ci colleghiamo con le cose verissime, perché in rete ci sono anche cose molto interessanti e anche molto intelligenti. Vai, su, andiamo. Le cose verissime. Le cose verissime. Ciao, cose verissime. Indagini e misteri sono ormai un tag troppo sfruttato nei social e sul tubo. Ma io, che sono sempre un passo avanti, ho già concepito la nuova struttura del mio cananale. E so che anche voi apprezzerete moltissimo la mia idea. Ma a me non hai detto nulla, non sono pronta. Ma sei seria? Ma da quando cazzo devo renderti partecipe dei miei contenuti? Ma siamo un team. Ma che cazzo dici? Tu sei solo l'unica che ha accettato di farmi da videomaker in cambio di una stecca di Diana Blu. Brutta sciatta bastarda. Adesso non offendermi come fai sempre. Che io lo faccio anche perché credo in te. Credo in te. Credo in te. Aia. Credo in te. Aia. Ah. Cosa, scusa? Amore. Che cosa hai detto? Che credo nelle tue capacità. Io credo in te. Grazie, grazie. Avevo bisogno di sentirmelo dire. Non me l'ha mai detto nessuno. E anche la mia mamma. Sì, ok, adesso basta, eh. Dai, che è un pelo imbarazzante. Ci guardano. Grazie, Priscilla. Mi sento una persona nuova. Mi hai fatto piacere tanto, sai. Posso abbracciarti? Dai, smettila di piangere. Cerca di mantenere il controllo. Stai esagerando. Non volevo creare questa situazione. Era solo una mia constatazione. Sì. Lei crede in me. Sì, lei crede in me. Ci credete? Nessuno! Basta. Nessuno ha mai creduto in me! Basta. Nessuno! Basta. Basta adesso, dai! Basta! Crede in me! Crede in me! Basta! Ho detto basta! È la Madonna, Priscilla! Mi hai fatto cagare addosso! Che carattere! Non hai mai avuto una reazione così spaventosa! Che grinta! Senti, adesso lancia quello che devi lanciare e dimentica quello che ti ho detto. Che se devi prenderla come uno psicopatico, preferisco evitare di riparlarne. Sì, sì, certo, certo. Basta che non ti incazzi più, che mi crea un pelo di ansia. Dai, muoviti, che m'hai rotto i coglioni, frignone del cazzo. Sì, sì, certo, certo. Ecco, amici cose verissimers, oggi parte la rubrica Taglio e Cucio con l'amico verissimo. Ma che cazzo di rubrica è? Pensavo che virare sul decoupage fosse una mossa astuta. Dare consigli pratici sul bricolage, insomma. No, 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 non se ne parla nemmeno. Tu continui a sfondarti il cranio con esperimenti inutili e io continuo a fare like su TikTok con il tuo sangue. Ma scusa, Priscilla, ma credo che ci sia un leggero cambiamento nelle nostre dinamiche personali che stento a somatizzare. Possiamo riportare tutto allo stadio iniziale. Taci! Sali sul mio scooter e lanciati contro il muro. Ma no, ma che senso ha? Fallo! Adesso! Ma non voglio! Perché dovrei farlo? Senza casco! Adesso! Sì, sì, certo, certo. Non riesco a porti resistenza. Sono un succube di merda. Come? Lo Vabbè, dice andiamo. Anche. Oddio, vai! No! Adesso! Come un cazzo di...
Aia, che male! Aia, mi fa male! Ok, bene, video fatto. Adesso possiamo tornare alla solita manfrina. Ma no. Scusa se sono stata un pelo dura, ma dovevo riportarti in una condizione di normalità con un trauma. Sai, ho studiato psicologia per un master e la mia frase di prima aveva compromesso le nostre dinamiche personali. Ho dovuto. Pazza bastarda, io ti odio! Oh, meno male. Tutto ecco. È bene ciò che finisce bene. La la la. Le cose verissime.